Io ho Toz, valdostano, ma possiamo dirlo formiano di adozione. Sì. Questa mattina in questa scuola dove tu hai studiato, dove ti sei formato anche come uomo per raccogliere poi quello che hai ottenuto in campo sportivo. Sì, sono stato qui, ho preso la maturità nel 1963, 55 anni fa. I tuoi ricordi di questa scuola? Io sono arrivato a metà anno, al mese di febbraio, da Aosta, prima. Non avevo aderito subito alla proposta di stare al college Arconi, poi a metà anno ho cambiato idea per motivi di salute, ho detto devi andare al caldo, allora accetto la California, e quindi sono piombato a metà corso di studi, ma tutto è andato molto bene, mi sono trovato veramente bene. 50 anni da quel bronzo bellissimo di Messico, quel bronzo, c'è un po' di rammarico, Eddie? No, assolutamente no. Quando si fa il massimo si prende quello che si merita. Sono passati 50 anni da quella storica Olimpiade, si dice che sia stata un po' un'Olimpiade di spartiacque tra il vecchio olimpismo e quella moderna. Sì, in uno degli spartiacque, comunque lo spartiacque tra lo sport di un certo tipo, no? A Messico furono fatti 24 record mondiali in una settimana, quindi fu una cosa, un'apoteosi. E poi iniziò l'era, diciamo così, della preparazione più, tra virgolette, scientifica. La scienza è entrata più pesantemente nella preparazione degli atleti. Si sono persi alcuni aspetti, se ne sono guadagnati altri. Sei stato nel corso degli anni 60 l'ostacolista europeo più forte. Sei stato nel corso degli anni 60, inizi anni 70, senza dubbio l'ostacolista europeo più forte. Sui 110 sì. Poi hai avuto anche un prosieguo nella tua famiglia, con Laurent e con Patrick. Sì, i miei due figli, Laurent ha poi battuto il mio record nel 94. E di questo so che sei ancora molto orgoglioso. Certo, e Patrick è andato fino ai campionati mondiali di Göteborg nei 400 ostacoli anche lui. Formia come comunità, Formia come università dello sport, Formia anche come questo liceo classico, cosa ha dato a Ottozzo come uomo? Ma mi ha insegnato qui, perché prima non mi allenavo con assiduità, che il lavoro paga e qui c'è un ambiente che permette, che consente veramente di fare lo sport ad alto livello tecnico tutto l'anno. Non a caso fu scelta Formia perché aveva lo stesso clima della California, che era all'epoca considerata dal CONI appunto il polo di attrazione mondiale dell'atletica come è ancora oggi. 50 anni dal tuo bronzo olimpico, oggi la scuola ha voluto concludere le sue iniziative per il suo, diciamo, anniversario, il suo 90° anniversario, con alcuni uomini dello sport che qui hanno studiato. Un simbolismo non male. Sì, è una cosa molto, molto, molto bella, è una cosa che spero possa servire ai giovani per ricevere stimoli nuovi per fare sport, per fare un'attività che è formativa, educativa e che li prepara per la vita. Non ti voglio sollecitare in una polemica, ma gli atleti italiani del 2018 a Formia vengono poco e vengono sempre con poca voglia, Eddie, come mai? No, poca voglia no, diciamo che è cambiato l'atteggiamento della federazione, ma questo da tanti anni, e va in qualche modo recuperato. Lei parlava di università dello sport, il mio sogno sarebbe che Formia diventasse comunque il centro di formazione dei tecnici di tutta l'atletica italiana, in modo concentrato, però con un linguaggio comune, un vocabolario comune, concetti comuni, e che quindi non ci fosse più quella dispersione che c'è oggi nella formazione dei tecnici. Grazie.